Buonasera, sentite queste parole. Potrebbe essere la faccia di un guru indiano, ma potrebbe anche appartenere ad un chirurgo, a un vescovo o a un tenero bambino. Così lo scrittore Dino Buzzati descriveva Gustavo Adolfo Roll, torinese, benestante, forse dotato di poteri magici, forse solo un abile prestigiatore, forse, e per questo la trasmissione si chiama Enigma, qualche cosa a metà tra l'una e l'altra. Noi stasera cercheremo di fare un viaggio dentro la mente e dentro gli oggetti di Roll, divisi in tante stazioni che vedete intanto qua in sintesi, le visiteremo una per una cercando di sciogliere questo enigma. Vi racconteremo la storia di Gustavo Roll, vi racconteremo i suoi rapporti, i suoi contatti, chi ne parla pro, chi ne parla contro, quali fenomeni descrivono, e cominciamo con questo filmato che racconta il rapporto di Roll, il sensitivo, con i potenti. Villa Torlonia oggi è un museo del comune di Roma, ma nel 1942 era la residenza privata della famiglia Mussolini. Nel 42 l'Italia era in guerra e il duce, che aveva sentito parlare di un torinese che vedeva nel futuro, lo mandò a chiamare. Voleva sapere come sarebbe andata a finire per l'Italia da Gustavo Adolfo Roll. Il racconto è stato fatto dallo stesso Roll alla giornalista Giuditta Dembeck. E lui mi ha picchiato la mano sul suo petto e ha detto: non vi sono fatto alcun male, dite quello che pensate, ve lo chiede il duce. E ha battuto la mano sul petto. E io ho detto: duce, per me la guerra è perduta, per me la guerra è perduta. Questo ho detto nel 42. Secondo il racconto di Roll, la reazione di Mussolini sarebbe stata lapidaria. Staremo a vedere. È lo stesso Roll a riferire di un incontro con Albert Einstein che sarebbe avvenuto in Svizzera. Roll avrebbe fatto comparire una rosa ed Einstein ne sarebbe rimasto affascinato e divertito. La luce è l'ombra di Dio, avrebbe concluso il celebre fisico, che secondo Roll si sarebbe mostrato aperto verso l'occultismo. Un altro personaggio illustre, Charles de Gaulle, sarebbe rimasto intimorito dalle facoltà di Roll, fino al punto da impedire ad un suo ambasciatore di frequentarlo. Quell'uomo legge nel pensiero e non possiamo permetterci che dei segreti dello Stato francese vengano a conoscenza di estranei. È sempre Roll a raccontare che il presidente americano John Fitzgerald Kennedy, nel corso della visita di Stato in Italia del 1963, avrebbe insistito per andare a Torino a conoscerlo. Uomini di Stato, ma anche grandi industriali, avrebbero frequentato la casa di Roll. La penna di bambù con la quale il sensitivo conduceva i suoi esperimenti gli era stata regalata dal direttore della Fiat, Vittorio Valletta. E Cesare Romiti racconta di essere andato a consulto da Roll in un momento di difficoltà aziendali. Roll avrebbe fatto comparire alcuni consigli su un foglio bianco nella calligrafia di Valletta, ormai deceduto. Questo filmato, lo devo dire, come tutti quelli di questa puntata, sono stati curati da Tommaso Liberti. Poc'anzi ho detto che Dino Buzzati descriveva, definiva Roll in quel modo, ora vi aggiungo un'altra definizione, data questa volta da Federico Fellini, il grande Fellini, il quale diceva di Roll, che ammirava sconfinatamente, una creatura abitata da forze terribili, con occhi fermi e luminosi, da fantascienza. Ciò che fa Roll è talmente meraviglioso che diventa normale. Quegli occhi da fantascienza, come li definiva Fellini, eccoli lì, in questa foto, si vedono molto bene e sono effettivamente degli occhi che hanno un bagliore, poi nella fissità di una fotografia. Pensate cosa doveva essere nella vivacità di uno sguardo mobile di una persona di quel talento e di quella capacità di penetrazione con gli altri. Qui, su questo banchetto che adesso raggiungiamo, abbiamo una quantità di libri che sono stati scritti su di lui, titoli molto enfatici, titoli Roll, l'altra dimensione, questo è un libro di Maria Luisa Giordano
Sonzogno, guardate Roll, Una vita per immagini, guardate Gustavo Roll, Una vita di prodigi, anche questo è un titolo molto forte, molto enfatico. C'è Il segreto di Roll, di Pinkerle, un solo titolo qui dimostra un certo scetticismo, e lo sottolineo perché, come vedremo poi, questo titolo avrà nel prosieguo di questa puntata il suo peso. Lo ha scritto Mariano Tomatis, il titolo è Roll, realtà o leggenda? Ecco, su questo titolo mi fermo un attimo perché poi torneremo proprio su questa, domanda che Tomatis fa, realtà o leggenda? Adesso invece vi voglio leggere una lettera molto strana di Roll, perché è una lettera dura, potrei anche dire risentita, nella quale egli scriveva: ma che cosa volete che io faccia, che vi mostri, che vi dica? Esperimenti, rivelazioni, racconti trascendentali, apporti, dialoghi con gli spiriti intelligenti, pitture, confidenze? Dopo tanto tempo ne ho costruito nulla in voi, ho soltanto colmato molte ore della vostra noia, vi ho dato spettacolo. Le mie parole cadono nel vuoto del nulla, di tutto il nulla che nutre il vostro cervello condizionato da una materialità alla quale non siete capaci di sottrarvi. Sono parole dure e sono parole che aprono un spiraglio sul suo animo. Siete legati alla materialità. Forse per credere davvero in quello che lui faceva bisognava essere più sciolti dalla materialità. Chi era davvero Roll? Vediamo. Quando Gustavo Roll nasce il 20 giugno 1903, il suo destino sembra segnato. Seguire le orme del padre, direttore della sede torinese della Banca Commerciale Italiana. E infatti, subito dopo la laurea in legge, Roll entra in banca per un tirocinio. Il giovane Gustavo non è entusiasta, ma questo lavoro gli offre l'opportunità di viaggiare. Gira l'Europa lavorando presso varie filiali: Londra, Parigi, Edimburgo, Marsiglia. Ma Roll sente di avere altre inclinazioni. A 23 anni a Marsiglia, mentre sta facendo dei giochi con le carte, trova quella che riporterà nel suo diario come la svolta della sua vita. Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale ed il calore. Ho perduto la gioia di vivere. La potenza mi fa paura. In quel momento Roll si accorge di possedere capacità insospettate. Dapprima si limita a indovinare le carte. Poi, secondo vari testimoni, riesce a scrivere e dipingere a distanza. Materializza e smaterializza oggetti. Compie viaggi nel tempo. Predice il futuro. Per compiere questi prodigi, Roll sostiene che sono necessari l'assenza di ogni fine utilitaristico e l'abbandono di orgoglio ed ambizioni personali. I suoi esperimenti sono sempre eseguiti gratuitamente e con lo scopo di aiutare il prossimo. Roll ama le donne e i dolci ed è un gran burlone, ma crede profondamente in Dio ed è un fervente cattolico. Nel 1927 Roll incontra a Parigi la donna che gli sarà accanto per tutta la vita. È una ragazza norvegese, si chiama Elna Reschnutzen. I due si sposano a Torino il 17 dicembre 1930. Roll è ancora un insoddisfatto dipendente di banca, ma il giorno dopo la morte del padre trova il coraggio di dimettersi ed iniziare una nuova vita. Da quel momento si dedica alla pittura e a sperimentare le sue capacità medianiche, che diventano famose, leggendarie. Nel corso degli anni, una ristretta cerchia di amici frequenta la casa di Roll per assistere ai suoi prodigi. Si tratta di personaggi accuratamente selezionati dallo stesso Roll, tutti entusiasti delle sue doti. Uniche incursioni critiche quelle di Piero Angela e Tullio Regge, che, ricevuti negli anni 70, avanzarono l'ipotesi che Roll fosse soltanto un abile prestigiatore. La scienza ufficiale non riconosce le facoltà di Roll, il quale si è sempre opposto a che i suoi poteri venissero esaminati in condizioni sperimentali oggettivamente controllabili. Roll si difendeva dicendo che non era in grado di replicare gli esperimenti a suo piacimento,
Lui era soltanto un tramite, diceva, attraverso il quale gli spiriti intelligenti di uomini scomparsi riuscivano a manifestare la loro permanenza nel mondo. Una capacità che è di tutti gli uomini, aggiungeva. Bisogna solo mettersi nella condizione di percepirla. Nessuno però dei tanti amici è mai riuscito a replicare i suoi prodigi. Gustavo Roll morirà a 91 anni nel 1994. Tra i tanti contributi ne aggiungo un altro. Pensate che Nicolò Bongiorno ha girato un lungo documentario convincente su di lui dal titolo Roll, i confini dell'anima. Avete fatto caso alla frase detta a commento di questo filmato? Bisogna solo mettersi nella condizione di percepirli. Facciamo una breve visita in questo itinerario nel mondo di Roll, dove in un posto dove abbiamo messo insieme alcuni degli elementi che lui riteneva fattori della sua concentrazione e del suo potere. Vedete lì un mazzo di carte dal quale prelevo il misterioso 5 di cuori, che ritroviamo anche qua. Lui lo metteva insieme a questa fonte di calore che qui abbiamo messo questa stufetta a forte resistenza proprio per farvela in qualche modo vedere. Metteva insieme il 5, metteva insieme il calore, metteva insieme il colore verde che è qui e che noi abbiamo in questa terra verde messo, e metteva insieme un misterioso accordo, misterioso per modo di dire, perché i musicisti lo conoscono benissimo, che è questo, un intervallo di quinta, nella scala di Do. Do Sol. Ecco, tutti questi, spengo qui questa cosa, tutti questi elementi, lui diceva che aveva capito il modo di metterli insieme, che da questa comprensione del legame tra queste cose così disparate e per noi mute, lui aveva capito di essere in possesso di quei poteri straordinari che accampava. Un altro elemento della sua personalità, la città che ha fatto da scenario, da sfondo, alla sua vita e ai suoi poteri. Torino. Piazza Statuto è considerato il centro della magia nera di Torino. Diversi simboli fanno di questa piazza un luogo di suggestioni misteriose e luciferine. È stata costruita su un'antica necropoli romana e nel Medioevo fu la sede della forca. Simbolo di queste strane suggestioni è il monumento del Freius. Si tratta di un omaggio ai minatori caduti nello scavo del tunnel transalpino. Al di sopra dei loro corpi si erge la figura di un angelo. Ma per chi crede nell'occulto, si tratterebbe di Lucifero, l'angelo più bello, che volge le spalle al tramonto, alla notte, e fronteggia, sfidandolo, l'arrivo del sole. A pochi metri di distanza, la guglia Beccaria, in origine progettata per indicare il meridiano che si riteneva passasse per la piazza, nella credenza popolare sarebbe un magnete che attirerebbe energia negativa. Strane alchimie che a Torino sembrano naturali. Una delle maggiori attrazioni in città è il Museo Egizio, al cui interno le mummie dei faraoni attendono, secondo l'antica credenza, il ritorno delle loro anime. Il mistero della città si infittisce nell'intrico di tunnel sotterranei che la attraversano, vero spazio nascosto, misterioso e in parte ancora inesplorato, al di sotto di un tessuto sociale che alimenta le sue leggende con racconti da brivido. Febbraio 1983. Il comune organizza, tra le polemiche, un carnevale a tema, il Carnevale Diabolico. Il giorno dopo, 13 febbraio, nel cinema Statuto adiacente alla piazza, divampa un incendio. Muoiono soffocate 64 persone. Gli appassionati di esoterismo, che cercano coincidenze inquietanti, finiscono per trovarle. Il film programmato si chiama La Cabra, sinonimo di sfortuna in francese, ma anche simbolo del diavolo. Come osserva Vittorio Messori nel libro Il mistero di Torino, il numero delle vittime fu stranamente simmetrico. 31 uomini, 31 donne, un bambino, una bambina. 64 in totale,
come le caselle della scacchiera sulla quale il diavolo gioca la sua partita. E il giorno, il 13, ai tarocchi, è la carta della morte. La città di Torino era per me un enigma, ma dalla storia della salvezza sappiamo che laddove ci sono i santi entra anche un altro che non si presenta con il suo nome. Si chiama il principe di questo mondo, il demonio. Sono parole di Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 è a Torino per rendere omaggio all'altra faccia della città, la Torino bianca, non meno misteriosa. La sindone, il lenzuolo di lino che avrebbe avvolto il corpo di Cristo, ne è il massimo simbolo. Minacciata da un terribile incendio nel 1997, fu portata miracolosamente in salvo in una spettacolare azione eroica ed è oggi nuovamente custodita nella Cappella del Guarini, dietro Piazza Castello. Poco oltre, alla Gran Madre di Dio, la leggenda vuole che la statua della fede indichi con lo sguardo il luogo dove sarebbe custodita la coppa utilizzata per raccogliere il sangue di Cristo, il Sacro Graal. Sarebbe l'ultima incredibile suggestione per una città che non si stupisce di nulla, che ha conosciuto Don Bosco e Cagliostro in un'alchimia magica tra nero e bianco. Qualche anno fa, così ha detto il cardinale Josef Ratzinger, parlando di Torino, la luce splende dove il buio è fitto. Altri elementi che possono aiutare ad arricchire la personalità di quest'uomo, sicuramente inquietante, quale che fosse la sua vera profonda natura. Lui eseguiva i suoi esperimenti soltanto per gli amici e non voleva mai danaro, ma nello stesso tempo si è sempre rifiutato di ammettere alla presenza degli esperimenti dei tecnici, degli specialisti di queste cose, per ripetere quello che faceva in loro presenza. Ecco degli elementi contraddittori, da una parte il disinteresse, dall'altra la diffidenza. E per quanto riguarda Torino, guardate qua, abbiamo preparato questi cartelli, al centro dei quali voi vedete due triangoli. Sono le due triangolazioni magiche di cui Torino sarebbe uno dei vertici, insieme a Lione e a Praga nella magia bianca, insieme a San Francisco e Londra nella magia nera. Queste sono cose che ovviamente nascono da lontano, vengono da lontano. Quale può essere una spiegazione possibilmente razionale di questa? Una spiegazione razionale l'abbiamo trovata nella storia, qui, in questo tricolore italiano dei tempi della monarchia, quando il tricolore aveva al centro sul bianco lo stemma sabaudo e la corona, perché il Risorgimento, dice questa storia, si fece contro la Chiesa. Questo lo sappiamo fino all'ultima data, il 20 settembre del 70, quando i bersaglieri entrarono ponendo fine al dominio temporale dei papi. Si fece contro la Chiesa e dunque si creò questo attrito tra Casa Savoia, Torino, e la Chiesa Cattolica. E si creò questo attrito e d'altra parte i sabaudi cercavano di favorire ogni tipo di esperienze esoteriche, misteriose, parareligiose, che andassero, per così dire, contro la Chiesa ufficiale, la religiosità ufficiale della Chiesa Cattolica. Ecco, tutte queste sono gli elementi sui quali Cagliostro e Don Bosco li avete visti. Qua abbiamo, come avete visto nel documentario, quella tragica coincidenza con tutti quei richiami che possono essere messi insieme in una specie di cabala di tipo casalingo, 64-31... 31 più 31, 1 più 1, insomma, ce n'è di che pensare. Lì abbiamo messo un po' di fumo per fare dell'atmosfera. Ma c'è un'altra cosa. Io vorrei che vedessimo in questo documento un altro aspetto in cui Roll chiarisce, e viene chiarito dai suoi testimoni, non come un occultista o un prestigiatore, ma soltanto un uomo che aveva rapporti, era un tramite, questa è la dizione specifica, con spiriti intelligenti. E persone che gli sono state accanto per anni lo descrivono così. Lui aveva un piede di qui e un piede di là. C'è solo un velo sottilissimo che ci separa. Lui udiva l'inudibile e vedeva l'invisibile dove noi non vedevamo. Leggeva subito nel pensiero lui, c'è niente da fare, aveva questa dote, questa cosa così. Fece delle cose talmente strabilianti che
o eravamo tutti improvvisamente rimbecilliti o eravamo tutti ipnotizzati. Io l'ho visto fare degli esperimenti a 70 anni, quando lui era nel pieno della forza, l'ho visto fare esperimenti a 90 anni, quando era già ovviamente molto al di là degli anni, e non mi risulta che dei fisicatori facciano degli esperimenti a 90 anni. All'ospedalino Kölliker e doveva leggere una ricetta, era circondato da giovani medici, e dice: ah, ho dimenticato i miei occhiali sul mio comore Tour d'Egypte, perché era appassionato di queste cose. E poi c'era la finestra socchiusa, vediamo arrivare gli occhiali che si posano sulle sue ginocchia. Li ho visto, per esempio, in un finto eccesso di ira lanciare contro la parete una pipa di schiuma, per cui un oggetto che andando contro il muro dovrebbe partire in 100 pezzi. C'era un sofà contro questa parete, quindi noi avremmo dovuto trovare i pezzi sul sofà. Non c'era niente, ma in camera da letto, che era la stanza dopo, c'era la pipa sul letto. Ha preso il bastone e l'ha attaccato qui, praticamente qui. L'ha attaccato proprio lungo, disteso, il bastone dritto, e lui con la mano dritta così. E mi dice: ora cerca di staccarlo dalla mia mano. Io con tutte le mie forze l'ho staccato dalla mano, cercato di staccarlo. Niente da fare, non si è staccato per niente, è rimasto attaccato. Poi lui all'improvviso ha tirato fuori la mano e ha riposto il bastone. Suona il telefono. Detto che io ho sempre degli orecchini grossi, mi dà un fastidio, me ne sono tolto uno, istintivamente mi sono tolto l'altro e l'ho posato sulla scrivania. Poi era ora di andare a letto e ci siamo salutati e io cerco gli orecchini per portarmeli con me, ma gli orecchini non c'erano più. Apre il cassetto, guarda, non ci sono, nella borsa non c'erano, nelle tasche fai la fugna, ma gli orecchini non c'erano. E dico: ma santo Dio. A un certo punto dico: è uno scherzo di Rolo. In quel momento suona il telefono, la voce sua mi dice: stai mica cercando gli orecchini? E dico: dove me li hai messi? Sono nel cassetto davanti. Una signora si passa la mano nei capelli e Rolla la ferma e gli dice: ripeti il gesto. La signora ripete il gesto e gli dice: devi farti vedere il seno. Il giorno dopo era domenica, viene aperto apposta per lei un istituto di radiologia, viene fatta una mammografia, risulta purtroppo un tumore maligno bilaterale del seno. Pochi mesi dopo la signora se n'era andata. Una sera arriviamo a casa sua e mi dice: io questa sera sono stanco, non faremo esperimenti, falli tu al mio posto. Si fa dare la mia mano destra, la pone tra le sue due mani, poi mi dà un colpetto con la mano destra sempre sulla fronte e mi dice: adesso fai tutto quello che ti pare, che hai visto fare a me. E io da quel momento per un'ora circa ho fatto attraversare al tavolo delle carte che raccoglievo da sotto il tavolo, calde e che sapevano di legno. Facevo a mescolare i mazzi di carte dai miei vicini, ci appoggiavo la mano sopra e dicendo lo voglio, potevo ottenere che le carte si disponessero nell'ordine dall'1 al 10. Dopo un'ora circa mi ha detto: adesso basta. Naturalmente io, andando a casa, ho cercato di ripetere questi esperimenti che poi non sono riusciti. Allora, queste sono le testimonianze di chi lo ha conosciuto. Io adesso cercherò, poso qui il copione, cercherò di ripetere uno. Avete sentito quella ragazza che diceva di essere rimasta molto impressionata dal fatto che Rol facesse levitare un oggetto pesante per pura forza magnetica? Io non ho un oggetto pesante, ma ho tuttavia un oggetto, una solida canna da passeggio, abbastanza elegante, che stringo solidamente nella mano destra, poi cingo fortemente il polso destro con la mano sinistra in modo da assicurare la stabilità dell'oggetto, lo pongo così e provo ad aprire le dita. Ecco, come vedete,
concentrandosi molto, la bacchetta rimane, anche se con una certa pena, attaccata alla mano. Questo è l'esperimento. Magia. Guardate questa stampa ottocentesca alle mie spalle. Questo è il famoso esempio del bastone volante, della bacchetta volante, perché il trucco è che cingendo io metto il dito indice, che qui non si vede, sotto a reggere la bacchetta, per cui l'illusione della sospensione magnetica è praticamente perfetta, ma è anche un trucco che un dilettante come me può fare. Roll aveva un'altra caratteristica, che dipingeva sotto dettatura e dipingeva con stili diversi, anche rifacendosi a grandi maestri. Vediamo. La vera passione di Gustavo Adolfo Roll fu la pittura. La sua produzione era molto lenta e comprende non più di un centinaio di quadri. Il suo modello di riferimento era il pittore dell'Ottocento, Auguste-François Rabier, del quale ammirava i paesaggi malinconici. Ma il tema visivo che Roll preferiva era quello dei fiori, vasi di rose spesso leggermente sfiorite. La pittura per Roll era un lavoro normale, eppure, a contatto con la tavolozza, la sua mano sembrava guidata da presenze straordinarie. Da quello che si racconta, spesso Roll si alzava nel mezzo della notte e completava un'opera sotto l'influsso di una forza misteriosa. E di alcuni quadri, che oggi appartengono a collezioni private, si dice che abbiano il potere di trasformarsi. Qualche elemento scompare, un altro si sposta, e a volte sembra che le rose si mettano a profumare. Ricordo sempre che io sapevo che Roll era un pittore, e in questo salotto c'era un cavalletto con un quadro, e sul quadro c'era stata, durante questa serata, che poi è durata un paio d'ore, una modifica che mi ha lasciato veramente di sasso. L'uomo pitturato, se parliamo di un quadro, col bastone all'inizio del muro, era arrivato all'angolo del muro e stava girando. Ma ci sarebbero anche dei quadri dipinti da Roll a distanza, senza toccare la tela. Alcuni testimoni raccontano di quadri che si sarebbero dipinti da soli, ad opera degli spiriti di pittori scomparsi. Gli spiriti intelligenti di Rabier, Chagall, Picasso, nello studio di Roll si sarebbero manifestati più volte, dipingendo piccoli bozzetti dallo stile inconfondibile. Disegni che in genere venivano poi distrutti dallo stesso Roll, ma dei quali alcuni sono arrivati fino a noi. Disegni, pitture, dipinti sotto dettatura, sotto ispirazione, chissà per quali influssi. Qui ne abbiamo uno, originale, delle rose. Avete visto che Roll dipingeva spesso delle rose. Alcuni dicono, non è il nostro caso, che queste rose profumassero. Queste non profumano, posso garantire, forse anche dipende dal vetro. E qui invece, questo è un originale, questa invece è una stampa, una riproduzione di un quadro che si dice, si vede effettivamente, di stile vagamente picassiano, come potete vedere anche nella proiezione alle mie spalle tra un attimo. E sì, qualcuno ha obiettato, ma questo stile picassiano è molto più debole rispetto agli originali del grande maestro spagnolo. Sì, è stata la risposta, è più debole, ma è un quadro dipinto per mano spiritica da un artista morto. Roll del resto non limitava la sua presenza, i suoi influssi, le sue stupefacenti esperienze soltanto alle carte, ai giochi, agli amici, a qualche diagnosi medica, abbiamo sentito, ma si è spinto fino alla cronaca. La cronaca terribile che ricordiamo tutti degli anni Ottanta, dove ha avuto, diceva lui, un peso in alcuni casi. Vediamoli.
Verona, 17 dicembre 1981. James Lee Dozier, comandante della NATO per l'Europa meridionale, viene rapito nel suo appartamento dalle Brigate Rosse. Viene liberato dai Knox poco più di un mese dopo. Ufficialmente, l'azione dei Knox nasce dalla soffiata di un brigatista, Ruggero Volinia. Ma subito dopo la liberazione a Torino, in via Silvio Pellico, sarebbe arrivato un telegramma per Gustavo Roll dagli Stati Uniti, firmato Ronald Reagan. In esso, il presidente avrebbe ringraziato Roll per i servizi metafisici resi nel caso Dozier. Una leggenda? Che fine ha fatto quel telegramma? Che ruolo avrebbe avuto Roll nella liberazione del comandante della NATO? Due anni dopo, un altro sequestro. 16 marzo 1983. Il chirurgo Luigi Giordano viene rapito. Questa volta non si tratta di un sequestro politico, ma a scopo di estorsione. Il chirurgo resta segregato per 3 mesi e mezzo, 106 giorni. I Giordano sono molto amici di Gustavo Roll e frequentatori del suo salotto. Nonostante questo, Roll non riesce a far nulla per aiutare la polizia a individuare il covo dei rapitori. Si limita ad alcuni appelli sui giornali e consiglia alla famiglia di non cedere al ricatto. Ma alla fine i Giordano, irritando il sensitivo, decidono di pagare e il chirurgo viene liberato. E io non ebbi il coraggio di seguire ciecamente Roll, devo dire la verità. E allora disobbedii. Come mai i presunti poteri straordinari di Roll questa volta non hanno funzionato? Come mai? È una domanda alla quale cercheremo di rispondere tra un attimo, perché è arrivato il momento di presentarvi i nostri ospiti, che sono su posizioni diverse, ma entrambi per un modo o nell'altro competenti sul caso Roll. Di uno dei due ospiti, Alberto Bevilacqua, vi faccio vedere questo libro uscito poche settimane fa, Lui che ti tradiva. Ha una connessione con Roll questo, non in particolare questo romanzo. Bevilacqua in passato ha scritto dei romanzi dove veniva adombrata la figura di Roll o a lui dedicati. Qui però si parla molto di sentimenti, dei sentimenti complessi che legano un figlio a suo padre, a sua madre, dell'inimicizia che può trasformarsi in un rapporto così complicato che il figlio può diventare padre di suo padre. Per chi ha a cuore queste cose, Lui che ti tradiva, di Alberto Bevilacqua, è un buon libro. L'altro libro è questo di Mariano Tomatis, lo abbiamo visto di sfuggita poc'anzi nella congerie dei titoli. Questo era l'unico che presentava un titolo di tipo tendente allo scettico, diciamo, realtà o leggenda. Scrive Tomatis, la straordinarietà di quanto Roll faceva non derivava soltanto dal meccanismo o dall'effetto, ma dalla tacita cooperazione del pubblico che preferiva a spiegazioni perfettamente razionali interpretazioni straordinarie. Il massimo dello scetticismo. Bevilacqua e Tomatis sono qua, vorrei che rispondessero a qualche domanda e ci dicessero la loro idea. Buonasera, signori, grazie di essere venuti. Buonasera. Volevo cominciare proprio da Tomatis, di cui ho letto, non so se ha sentito nascosto qua dietro, la frase che lei dice: molto della efficacia delle cose di Roll dipendeva dalla fiducia di chi lo stava guardando, che si aspettava, era disposto a credere. È così. Sarebbe assurdo mettere in dubbio che Roll fosse in grado di presentare al suo pubblico, se così vogliamo chiamarlo, delle cose straordinarie. La domanda che mi sono posto è stata una domanda ulteriore: ma come faceva? Secondo costoro metteva in campo una serie di capacità paranormali che gli consentivano appunto di materializzare gli oggetti, dipingere i quadri a distanza, leggere libri chiusi, eccetera. Io mi sono fatto la domanda come faceva e ho trovato risposte diverse. Ci dica una risposta possibile. Razionalizzi quello che razionale non pare. È impossibile leggere un libro chiuso. Per leggere un libro bisogna aprirlo. Eppure abbiamo sin dall'Egitto, all'antico Egitto, delle testimonianze di individui, sacerdoti, eccetera, che riuscivano a leggere dentro i papiri chiusi.
Questa è un'arte che si è tramandata nel corso dei secoli, oggi si chiama book test nell'ambito, e sono segreti che sono custoditi con un esoterismo molto rigido dalla casta dei prestigiatori che nei corsi dedicati ai novellini insegnano questi... proprio a leggere dentro i libri chiusi. Li ha penetrati questi segreti? Per esempio Roll leggeva sempre le prime parole in alto della pagina. Ma non si è mai spinto a leggere le parole centrali di una pagina quando il libro era chiuso. Ed è lo stesso vincolo che hanno i prestigiatori, è lo stesso metodo che usano i prestigiatori. Lui è scettico, io la vedo scettico al suo scetticismo. Sì, no, sono scettico come lui per quanto riguarda tutta questa gianfrusaglia che è venuta fuori fino a questo momento, cioè... Sta distruggendo il nostro programma, in parole povere. No, dico, non è che lo distrugga io, anche parlando con Roll, lui stesso lo distrugge. Perché distruggeva. Lei l'ha conosciuto, Roll. Certamente. Lei l'ha conosciuto, sì. Roll. No. Cioè, se vuole io le dico come ci siamo conosciuti. Sì, deve, la ringrazio. Io ero di ritorno dal Tibet, da luoghi dove io sono stato più volte, e spinto soprattutto da un'intenzione. Quella di poter coniugare la cura di certi mali psichici che possono vedere, specialmente le donne. Mia madre è stata colpita profondamente da questo. Lì, in quel libro che ho lui Tridativa, ecco, si parla della sua depressione. Della depressione, diciamo, post-parto, cioè un eccesso d'amore che si trasformò, certo, nel terrore è nota, di uccidere i figli. La sindrome oggi, è nota. Ecco, e la sindrome oggi è nota e allora meno nota. E allora lei stava tornando dal Tibet? Dal Tibet, dove con la massima naturalezza si assiste a manifestazioni di una grande cultura della psiche, cioè dico, la lettura del pensiero, le visioni che vengono evocate nella mente dei sofferenti, psichicamente sofferenti, sfruttando la memoria ventrale in cui... si crede, la telepatia, tutte queste cose, una serie di fenomeni dettati da un storico, millenario esercizio dei poteri psichici. E scrissi degli articoli sul Corriere. Roll mi chiese di incontrarmi e di conoscermi e disse che in realtà era questo che lo affascinava, era questo che lui faceva, sintonizzarsi con il pensiero, la mente, la psiche, di determinate persone. Tutto il resto. E io naturalmente criticai subito la retorica e l'enfasi della sua seconda vita, sì, paranormale, illusioni. Dice sì, hai ragione. Perché, dissi io, a me sembrano, lui mi precedette, come i tamburi che Rossini metteva nell'ogione per far sì che la gente non fischiasse subito la sua opera. Ecco, quindi mi aveva preceduto in questo pensiero. Sono, diceva lui, degli escamotage dovuti alla abilità che io ho per impressionare gli sciocchi. In realtà credo che i veri poteri di Roll consistessero appunto nel sintonizzarsi con il pensiero e la psiche altrui. Dunque, secondo la ricostruzione Bevilacqua, Roll aveva un potere a due dimensioni, a due livelli. Da una parte c'erano i trucchetti, anche da quattro, cioè i trucchetti per ipnotizzare il sciocco, e sotto c'era una vera potenza magnetica non consueta. Lei che dice? Lei tende piuttosto alla razionalità, mi pare, sì, di capire. No? Paradossalmente sono d'accordo con la dimensione psichica quale elemento delle sue abilità. Tanti pensano che i prestigiatori siano semplicemente bravi con le dita. Sì. In realtà no, gran parte, ma io direi il 90% dell'attività dei prestigiatori è psicologia. Bisogna sintonizzarsi su chi si è davanti, fare in modo di infilare il trucchetto, la mistificazione quando non si viene guardati, fare molta confusione. Roll utilizzava a volte 800-900 carte contemporaneamente sul tavolo, faceva abbassare le luci nel momento clou. Ovvero era molto la psicologia e molto poco l'abilità manuale. Tant'è che i pochi giochi che... si raccontano ancora oggi, i suoi raramente coinvolgono la manualità, molte volte invece è la psiche. Chiaramente è una psiche che non coinvolge niente di paranormale, ma un'abilità che lui aveva sviluppato e che lo rendeva superiore agli altri. E su questo... Sì, io vorrei ricordare una cosa, cioè i prodigi di cui Roll, almeno con me, si compiaceva. 1944, a Pinerolo, un comandante nazista ordina di fucilare tre partigiani. Roll
lo contatta, dice, questi ragazzi sono innocenti, non li uccidi. Dice. E come fa a credere che sono innocenti? Dice, come io credo esattamente in ciò che i cassetti della sua scrivania ad Amburgo contengono. E descrisse esattamente quello che contenevano. Il comandante non fucilò questi partigiani. Chi lo raccontava queste persone? Lui stesso. Quasi tutto quello che sappiamo lo ha detto Rolle. Sì, no, lui stesso, ma questo episodio è assolutamente comprovato. In pratica, la grandezza di Rolle, di cui sono veramente molto grato, è consistita nel sintonizzarsi con la mente di mia madre malata, attraversata da manie, fissazioni, cose, telefonarle nei momenti in cui lei aveva crisi, da lontano, aiutarla in tutti i modi. In pratica mia madre è guarita perché Roll la capiva, perché Roll sapeva sintonizzarsi con lei. Lo spirito intelligente per lui era appunto questa estrema sensibilità di, come ha detto lei, di decifrare la psicologia degli altri e immettersi in questa psicologia. Lei ha portato un quadretto vediamo adesso riprodotto qui. È l'ultimo ricordo che mi ha lasciato prima di morire, lo dava agli amici, questa è la Madonna al volto di Rolle e il bambino dovrebbe avere la mia faccia. Ecco, questo è un regalo che lui ha fatto, io l'ho visto, non aveva niente, non aveva portato niente, poi questo quadro l'ho trovato sul tavolino della stanza da cui lui è uscito. Che dice? Si possono far spuntare i quadri dai tavolini? Non sostengo questo, i suoi poteri erano ben altri. Ascoltavo prima nell'intervista quando ritrovò magicamente a casa di un'altra persona un oggetto. È uno scherzo che noi prestigiatori facciamo regolarmente. Quando siete a casa di un amico, prendete un mazzo di chiavi, glielo buttate nel portaombrelli oppure glielo mettete dietro al quadro. Chiamatelo magari la sera o il giorno dopo, dimostratevi solidali con questa sua difficoltà nel trovare l'oggetto e poi fingete un'intuizione. Ma sai che sento? Che è là dentro, sì. E regolarmente si ricorderanno di voi. Io vorrei dire una cosa che può essere anche presa male, ma in Tibet si assistono a fenomeni che sono analoghi ai cosiddetti alcuni miracoli di Cristo, dico, il camminare sulle acque, il moltiplicare i pani e i pesci, cioè le cose, ma sono elementi illusionistici usati da grandi anime che fanno ben altro all'interno delle coscienze. Sì, sì, questo lo capisco, sì. Questa dimensione, vedi, io che sono tendenzialmente razionalizzante, cerco, però capisco che esaurire tutto nella ragione è un errore, perché poi noi abbiamo delle altre cose che alla ragione sfuggono. Sì, Cristo si serviva di questo anche per impressionare i presenti e per avere un'attenzione, ecco, assolutamente. Come così il leggere nel futuro, chi ha studiato la fisica vera sa che il sistema di Watts dice che il tempo torna indietro. Insomma, io voglio dire, era una grande anima Rolle e capiva le anime. Una cosa che pochi conoscono è il gospel magic, va molto nei paesi anglosassoni. È una branca dell'illusionismo ad uso di pastori, sacerdoti, che fanno giochi di prestigio durante le cerimonie religiose. E tutti sanno che c'è un trucco, ma... Per esempio, tagliano la corda, la ricompongono magicamente e raccontano la parabola della divisione da Dio, che invece si ricongiunge a noi perdonandoci da ogni peccato e facendo sparire ogni traccia. È un modo per presentare il gioco di prestigio, ma leggerlo con una spiritualità, un modo di metaforico, che trascende la fisicità del fenomeno. Quindi gli dà uno spessore. La manipolazione degli oggetti. Esatto. E gli dà un significato secondo. Io sono convinto che quello che faceva Rolle lo facesse... in buona fede in questo senso, cioè lui sapeva di veicolare una serie di sue credenze assolutamente personali e in qualche maniera anche condivisibili, proprio utilizzando i giochi di prestigio. Sì, il risultato è stato assolutamente raggiunto. Un altro episodio concreto. Prego. Io ero molto attratto da una ragazza, amavo questa ragazza, e si creò intorno a questa ragazza una situazione alquanto brutta. Ecco. E telefonando, perché lui aveva questa... capacità di telefonarti quando avevi bisogno di lui, mi disse, è una brava ragazza, è straordinariamente brava, non badare all'apparenza, continua a stare vicino. Questa era la sua grandezza. Bevi l'acqua, alle corte, secondo lei,
Roll che aveva che lei o io, non so Tomatis, non, lasciamo lei, che io non ho? Perché io non so predire il futuro, non so muovere le carte, non so fare nulla? Ma aveva più sviluppato quello che lei ha, Augias, quando scrive o quando io posso scrivere le pagine che mi riescono bene, il transfer. Cioè uscire da se stesso e entrare in una dimensione diversa. È una dimensione della sensibilità esasperata, spinta al massimo. L'abbiamo tutti, più, meno, l'abbiamo Tomatis, tutti. Lei che oltre ad essere uno storico della magia e dell'illusionismo è anche un po' un illusionista, un presidente. Come commenta questa cosa di... Io sono totalmente d'accordo. Più volte Roll, nei suoi scritti, dice: io sono un uomo assolutamente normale, comune, le cose che faccio io le potete fare davvero voi. Questa frase è molto ambigua e racchiude un po' l'ambiguità del suo messaggio. Per me, prestigiatore, è chiaro il messaggio. Io sono molto più bravo di te perché sono riuscito a regalare emozioni per tutti questi anni senza mai essere scoperto. Ricordiamo che negli stessi anni era in azione Uri Geller, che è stato più e più volte smascherato come falso sensitivo. Roll è passato indenne per quello che piegava le forchette con il pensiero, diceva lui. Roll è passato indenne, ha scelto il suo salotto, non i teatri di tutto il mondo, ma dove è passato ha lasciato ricordi straordinari. Ha lasciato ricordi, però, come abbiamo ricordato a proposito del corso del programma, lui non ha mai voluto che dei professionisti come lei o come Silvan o altri assistessero da vicino ai suoi esperimenti. Perché non ci credeva nemmeno lui, cioè li sapeva fare, ma diceva il mondo è talmente cattivo, talmente in malafede, che ha bisogno di magia. Quindi pretende di trasformare un uomo come io sono in mago, in medium, eccetera. Ma io non sono né un mago né un medium, sono un uomo che crede cristianamente nella sensibilità divisa con gli altri. E lei quale risposta dà al fatto che non ammettesse concorrenti, colleghi ai suoi esperimenti? Ma c'è una cosa ancora più preoccupante e paradossale. Nel 69 a Milano si tende un convegno di parapsicologi, persone convinte dell'esistenza del paranormale, che lo implorarono: si faccia esaminare, così finalmente sbatteremo in faccia agli scettici che il paranormale esiste. E anche a loro, che erano assolutamente aperti alle sue possibilità, lui disse no. Sì, non era uno dei, non si considerava uno dei loro, insomma, sono molto successivi, sono del 78 ed era molto solo, giocava, e cioè io chiamo queste persone anche illustri e vedo che si stordiscono, che sono felici di qualche cosa che appartiene solo al gioco di prestigio. La mia anima è servita ad aiutare altre persone invece che avevano bisogno di un aiuto molto più profondo, la stessa sintonia di un maestro tibetano, dico, che si esprime attraverso... Tomatis, lei è torinese, vive a Torino, anche Roll era torinese, vive a Torino. C'è, la sente lei questa atmosfera particolare che c'è a Torino, che abbiamo cercato di esemplificare quei documenti? Io confesso, mi sono venuti i brividi a seguire il filmato, perché credo che pur con tutta la razionalità ci sia una dimensione emotiva che non si può spegnere, in cui io amo immergermi, per cui... camminare nei sotterranei di Torino, soffermarmi davanti a quella coppa del Graal della Gran Madre, vedere la Sindone, anche senza credere che sia autentica, mi sembra proprio regalare quella dimensione emotiva che non fa pugni con la razionalità, ma che può andarci a braccetto e regalare una dimensione... Sì, posso dire una cosa, l'ultima? Prego. Ecco, chi ha nozione di cosmo e ha visto alcune proiezioni della verità cosmica, per esempio in alcuni osservatori proprio indiani, ecco, ha visto cos'è la materia oscura, cos'è un buco nero. Un buco nero può ingoiare, divorare una galassia. Non sappiamo cos'è la materia oscura, però lì la vedi. Ma con questo dico dire che c'è il diavolo, che non c'è il diavolo, tutte queste robe. Ciao Frusaglio, secondo ciao me. Ciao Frusaglio. Io credo, grazie Tomatis, grazie Bevilacqua, io credo che noi... in questo programma che si chiama Enigma, un contributo l'abbiamo dato, perché vedete questi due signori, questi due testimoni che sono qua e che hanno rappresentato al fondo due posizioni diverse, però sono stati d'accordo su una cosa nella quale io, che presumo di essere un amico dell'illuminismo, io concordo anch'io, e cioè che ci sono delle capacità in noi, delle sensibilità, delle... che esasperate, portate al loro massimo livello, ci permettono di acquistare una dimensione che normalmente non abbiamo. Roll probabilmente era questo. Tutto il resto
come hanno detto, e bevi l'acqua e Tomatis, era trucco, inganno, illusione. Era ma un questo... disperato, Rol, era frutto della disperazione, la sua sensibilità estrema. Ma questo ci... grazie Alberto Bevilacqua, ma questo ci interessa meno, ci interessa di più il resto, l'altra dimensione. Grazie, alla prossima.